Adesso invito io il direttore generale dell'ISPRA, Alessandro Gatti, per le conclusioni di questa tavola. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutto il sistema, volevo ringraziare i colleghi di ISPRA, volevo ringraziare coloro che hanno permesso e hanno costruito questo rapporto, che credo dal punto di vista tecnico-scientifico sia uno dei punti più prestigiosi dell'Istituto e del sistema. Ringrazio ovviamente il Ministro, ringrazio anche i miei colleghi parlamentari per il contributo che hanno voluto dare, partendo proprio dal nostro lavoro. Credo che questa modalità di lavoro che noi proponiamo, che è proposto oggi, che è proposto anche sul tema dei rifiuti speciali, e proporremo, anche se in maniera diversa, con la presentazione del 24 luglio del rapporto sul dissesto idrogeologico del Paese, possa costituire un elemento, come posso dire, tecnico, scientifico, che consente al buon decisore politico di confrontarsi e di prendere quelle che sono le scelte che appunto il governo e il Parlamento decideranno le più opportune. Noi siamo i produttori ufficiali del dato ambientale per legge, questo io tengo sempre a ricordarlo, perché per quanto i dati siano operati, cioè, ovviamente continuano a entrare, prendersi, lavorarseli e spiegarseli, però se ne assume ovviamente la responsabilità. Le modalità invece con cui noi presentiamo i dati sono, costituiscono il dato ufficiale su cui fare i ragionamenti opportuni e soprattutto, mi riferisco sempre ai decisori politici, prendere quelli come riferimento per le proprie decisioni strategiche. Credo che sarebbe importante questa sperimentazione che ho fatto in un altro contesto, ma che credo potrebbe, per alcune leggi, non tutte, perché mi rendo conto sarebbe difficile, ma in Parlamento ci sono gli uffici preposti a verificare la bontà dell'applicazione delle norme. L'abbiamo fatto con la legge 68 sugli ecoreati, l'ho fatto dalla commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, dove ad un anno di distanza dall'emanazione della legge si andò a verificare quanto questa legge aveva concretamente inciso sugli obiettivi che si volevano perseguire. Qui credo siamo in una situazione che sarebbe forse interessante, su cui anche come istituto e come sistema potremmo dare un contributo importante. Dobbiamo annoverare, producendo un rapporto che viene arricchito, è stato arricchito con contributi vari. Sarebbe anche interessante, credo, da parte del Parlamento poterci utilizzare per verificare anche, in base proprio a questo tipo di lavoro, il fatto che noi siamo le sentinelle, è stato detto tra l'altro, vedere, si riprende anche un nuovo sistema di monitoraggio che è fatto attraverso la specie Corpi, Sentinel-1 e Sentinel-2, che sono due satelliti che servono appunto per applicare in maniera più moderna la verifica e il monitoraggio del nostro territorio. Si diceva prima, al di là del contesto politico su cui ovviamente ogni collega, ogni collega può avere, ogni la politica può avere sicuramente le proprie opinioni, sul livello europeo credo che sia necessario, per le persone solo guardate così come quello delle bonifiche dei siti contaminati, che sono due situazioni che si toccano. Sono sempre stati argomenti in cui a livello europeo non si sono mai voluti prendere delle scelte unitarie, non ci sono direttive comunitarie, c'è una logica, non è che ci vuole uno scienziato per capire perché non si tende ad avere un'unica politica riguardo a questi temi, però ecco, io credo, ripeto, al di là di quelli che possono essere i convincimenti politici del nostro paese in sede tecnica, parlo, debba essere molto più presente nelle fasi ascendenti in cui si costruiscono direttive nuove, cosa di cui probabilmente fino ad oggi non siamo stati. Quindi poi ci troviamo a volte a lamentarci di scelte tecniche che non collimano con il desiderato del nostro paese, dimenticandoci però che magari nel momento in cui si costruivano le norme tecniche, a quei tavoli non c'eravamo. E quindi questo io credo che sia un tema che anche il decisore politico in qualche modo si deve porre, cioè quello, ripeto, che esistono questi
istituzioni, comunità importanti dove si prendono decisioni importanti che poi riguardano la vita nostra quotidiana, è fondamentale essere presenti. Si diceva sul fatto del disaccoppiamento, è stato detto, è stato ridetto, sui parametri che almeno fino ad oggi abbiamo visto, diciamo, principali, questo disaccoppiamento l'abbiamo avuto solo nelle missioni di Assera, tra l'altro non in maniera troppo eclatante, ma sicuramente questo disaccoppiamento c'è. Non lo troviamo su altri parametri, dove veniva ricordato prima Andrea Segreto, sta parte ripreso, da altri, non c'è dubbio che per quanto riguarda invece la produzione dei rifiuti e appunto il tema del consumo di suolo, siamo in una fase, diciamo, in cui le diverse norme a tutti i livelli non sono riusciti a invertire assolutamente un trend. Dicevo, ci sono molte cose nuove in cui la politica, l'attuale governo, l'attuale Parlamento si sono occupati e si dovranno occupare di più e che hanno una ricaduta molto importante anche sull'attività tecnico-scientifica che noi dobbiamo svolgere e quindi poi riconsegniamo come feedback a coloro che legiferano. Parlavamo, ho fatto accennato, c'è scritto nel rapporto anche le nuove metodologie legate alla space economy, l'utilizzo dei satelliti. Siamo all'interno di un programma molto importante che si chiama Copernicus, forse ancora poco noto, ma che ha bisogno assolutamente di essere sviluppato perché è una grandissima opportunità per le imprese da un lato, ma anche per organismi come il Sistema Nazionale delle agenzie, così come il Sistema Nazionale di Protezione Civile, che ci possono consentire di avere dati e monitoraggi più precisi, più attenti, più moderni, tempi più rapidi e quindi consentire di prendere delle decisioni più avvenute. Si è parlato molto di ecologia, no? Si è fatto riferimento al tema della quantità di acqua. Di fatto noi oggi non siamo nelle condizioni di conoscere esattamente la quantità di acqua che abbiamo nel nostro paese. Abbiamo necessità di mettere in mano i sistemi di monitoraggio, alle reti, c'è bisogno di governarle, ci sono da fare investimenti importanti. Ci sono anche nuove strutture che si stanno affacciando, parlo ad esempio della nuova agenzia, la cosiddetta Italia Rete, dove anche qui nel nostro paese si darà una struttura che si occupa di attività, diciamo, di clima e di meteorologia. E non c'è dubbio che sono tutte questioni che si intersecano fortemente con i ragionamenti di cui abbiamo fatto. Credo che sia importante, vorrei riprendere altri due punti, importantissimo riprendo il tema che ha posto il Ministro delle Giure, chiamato bilancio ecologico, diciamo che negli ultimi anni si è sperimentato il cosiddetto bilancio ambientale, non è molto differente nel concetto, cioè quello di cercare di mettere a disposizione sempre del decisore una serie di indicatori che non tengono conto di quelli che sono solo ed esclusivamente i temi economici o i temi lunghi e brutti, che si possono essere anche dal punto di vista dei parametri specificamente ambientali, ma cercare anche di verificare quali nuovi indicatori si potrebbero applicare per cercare di avere più elementi per prendere poi delle decisioni. E questa cosa vale tanto più in un settore come quello di cui stiamo discutendo, che afferisce in gran parte ai piani urbanistici dei comuni, adesso si chiama in maniera diversa, chiedo scusa, però insomma non c'è dubbio che nel bilancio normale di un comune non emerge in realtà se le politiche che vengono fatte consumano il suolo. Non si legge in un bilancio, ho avuto la fortuna della mia vita di fare anche l'assessore comunale e applichiamo allora in maniera sperimentale proprio il bilancio ambientale, che è una delle cose che emerse in maniera forte e che guardando gli indicatori e proponendo alcuni indicatori ci si rendeva conto che in realtà da una lettura solo di un bilancio normale sembrava che le politiche fossero virtuose, in realtà ci si accorgeva applicando il bilancio ambientale che ci si era mangiati non so quanti ettari di territorio a fronte di un'applicazione magari di piani urbanistici molto discutibili o magari fatte dalla consigliatura precedente e di cui non se ne misuravano gli effetti. Quindi c'è assolutamente necessità di introdurre questi elementi, soprattutto in una disciplina, questa del consumo di suolo, che
ha avuto a che fare con il tema della, soprattutto della fase di recupero, con tutto il tema, e non è mai trattato, perché sono due discipline in cucina, perché se non si parlano troppo, noi ce l'abbiamo, riferiscono sempre al servizio geologico, che è quello della bonifica degli altri prodotti dei siti contaminati, forse un ragionamento sul tema del recupero, di che cosa vuole dire oggi la gestione di oltre 20.000 siti contaminati di carattere regionale e 47 siti di interesse nazionale, perché fatto. È chiaro che le perimetrazioni che ha parlato sono state fatte di questi siti in maniera, diciamo, discutibile, però io credo che quelli siano, se si parla di rigenerazione urbana, se si parla di recupero, siano quelli forse i primi terreni che dovrebbero essere in qualche modo attenzionati per poter ricostruire piuttosto che utilizzare terreno assolutamente diverso. Afferiscono queste situazioni a percorsi normativi molto differenti, perché la normativa urbanistica non dialoga in maniera così coordinata con quella ambientale, se prendiamo ad esempio il tema dei siti contaminati. Quindi sono molto da fare. Credo che questo è futuro. Il rapporto di quest'anno su un rapporto che si è arricchito anche di numerosi contributi esterni, è un documento molto prezioso. Credo che comunque anche coloro che l'hanno esteso, su cui hanno lavorato, siano anche sempre pronti a raccogliere quelli che sono i feedback positivi di intorno per poterlo ulteriormente migliorare. Detto questo, ovviamente a tutti un buon lavoro e come ho detto, e spero che credo, speriamo che questa attività che facciamo di sentinella di produzione di dati possa consegnare direttamente incentivi alla politica per fare le scelte più consone diciamo a quella che è la cosiddetta protezione del nostro bene comune. Grazie. Grazie.